Allora, www.napolionline.org è il sito al quale vi potete collegare per poter interagire con noi anche successivamente alla fine di questa puntata. Dall'altra parte dello studio Norberto Gallo, che è l'ideatore, il webmaster, come si dice adesso, del sito e quindi anche del forum, quale io rivolgerei una domanda. Tu sei stato eletto consigliere della municipalità con l'unico, per la verità, all'epoca con la lista di Marco Rossi Doria, poi questa lista pare che non esista più, ormai è confluita nel Partito Democratico. Insomma, la cosiddetta società civile ha voluto mantenere questa tua autonomia, non sei schierato né col centrodestra né col centrosinistra in questo momento. Insomma, in buona sostanza mantieni intatta questa tua autonomia. Ecco, che idea ti sei fatto di questo Partito Democratico e per quello che è accaduto fino a questo momento del Partito Democratico? Ti chiedo soltanto la cortesia, velocemente, che stiamo già abbondantemente in ritardo. Senz'altro. Ma Ciro, prima di tutto Marco Rossi Doria ha aderito al Partito Democratico, l'associazione che fece la lista è rimasta associazione e fa cose che sono più su di un piano culturale. Già all'epoca l'idea di presentarsi alle elezioni venne fuori Quindi proprio l'intera perché associazione ha mantenuto integra la sua autonomia. rimane un'associazione, un'associazione di Perfetto. politica, di Chiedo cultura e scusa politica. per. Il motivo per cui all'epoca ci fu questa idea di portare un candidato autonomo alle elezioni fu perché non c'erano le primarie per la scelta del sindaco di Napoli e quindi diciamo che noi immaginavamo un processo che fosse molto vicino a quello che fa il Partito Democratico. Certo, quello che succede a Napoli è sempre un po' peggio di quello che succede nel resto d'Italia, però diciamo che noi siamo su di un crinale, la sensazione è questa, siamo in una fase di passaggio. Il primo passo è il Partito Democratico, al quale io personalmente, ad esempio, non aderisco, ma ciò non toglie che ci possano essere decine e decine di persone che fanno altre scelte, pur senza essere mai stati appassionati di politica. Il punto vero è che il primo passo è stato fatto. Il primo passo si chiama Romano Prodi, che non sarà più il prossimo Presidente del Consiglio, indipendentemente da tutto quello che potrà accadere. Il secondo passo è come dire, la defenestrazione definitiva di Silvio Berlusconi, perché dispiace dirlo, ma il bipolarismo italiano non era bipolarismo di partiti, era bipolarismo tra Prodi e Berlusconi, questo era. Venuto meno l'uno, deve venir meno l'altro ed è quello che sta accadendo. La difficoltà dei centristi è tutta in questo tipo come dire, di situazione. Tanto è vero, e chiudo, che il primo atto significativo di Walter Veltroni, che è vero, ha ragione Lamura, era segretario molto prima che si facessero le elezioni primarie, è stato quello di chiarire che con l'accordo elettorale che avrebbe permesso come dire, la riserva di spazio ai centristi, a chi non voleva stare in un sistema bipolare, lui non lo sottoscriveva. Questo è il vero programma sul quale bisognerà fare i conti nei prossimi mesi. Il bipolarismo probabilmente, anch'io magari la penso più come Lanzotti, cioè penso che tutto sommato le differenze andrebbero valorizzate diversamente, ma come dire, bisognerà fare di necessità virtù. C'è il bipolarismo, la sensazione è che la strada sia il bipolarismo. Il ritardo in questo momento ce l'ha il centrodestra, nel quale Silvio Berlusconi diventa sempre più ingombrante perché non è più immaginabile che ci siano elezioni, se non domani, ma già dopodomani sarebbe tardi, che vedano contrapposti da un lato Berlusconi e dall'altro lato Walter Veltroni. Nessuno sarebbe così Molta carne pazzo a da fuoco, farle. grazie Norberto, molta carne.